Ho accolto l'invito rivolto dalla dottoressa Irene Lamanna, titolare dell'albergo Lamanna, l'invito ai candidati sindaco per firmare una petizione per occuparsi di una vicenda davvero incredibile, la installazione di un'antenna per telefonia proprio adiacente, dovrei dire attaccata proprio. Quest'antenna risulterà attaccata letteralmente alla sua struttura. Beh, io, Irene, noi ci conosciamo, ho fatto della battaglia ambientale la mia ragione di vita e il primo punto del mio programma politico, però oltre la questione ex Ilva ci sono tantissime altre forme di inquinamento e quindi l'inquinamento derivante da telefonia mobile è una di queste. E quindi sono disponibilissimo a firmare questa petizione a ciò che l'antenna non venga installata. Ti ringrazio Luigi, sei in realtà il terzo candidato tra sindaci e candidati consiglieri che raccoglie questo nostro invito, quindi diciamo una promessa all'interessamento al territorio. Se sarò sindaco, farò ferro e fuoco affinché quest'antenna, venga, se installata, rimossa. Rimossa. Il E lo stesso nel caso in cui non fossi sindaco e avessi un altro ruolo, appunto, da consigliere comunale. problema è che per quanto sia lecito installare queste antenne, è necessario che il comune abbia una ratio uguale per le aziende telefoniche, così come per i cittadini. I cittadini sono bloccati da vincoli ambientali, idrogeologici e concessioni edilizie, queste compagnie telefoniche no. L'installazione di queste compagnie telefoniche crea un pregiudizio ai proprietari di immobili, all'avviamento turistico del territorio, alle attività commerciali. Qualora il comune non dovesse impedire questa installazione di queste 5 antenne che verranno installate a San Vito, prima fra tutte questa proprio nel centro del quartiere, noi chiederemo un indennizzo al proprietario del fondo, al comune, all'ARPA e Ecco, alla ARL. oltretutto la cosa assurda è che mentre ARPA e Comune rivelano forti con i deboli, parallelamente, assurdamente, si rivelano invece deboli con i forti. E quindi è una situazione davvero incredibile, come se ci fosse una doppia velocità, come se i normali cittadini si potesse, come dire, attentare, tra virgolette, alla salute dei normali cittadini o delle strutture, certamente, Delle attività delle commerciali. attività commerciali, e in altri casi, invece, come dire, si chiudono gli occhi. C'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona. E quindi io Grazie. mi appronto a firmare appunto questa petizione, proprio perché ritengo che una struttura come la tua, peraltro ho appreso che si crea anche un rumore continuo, costante, Sì. cosa poco piacevole per una struttura di No, assoluto non potremmo più relax. stare qui in giardino, né noi né i nostri ospiti, a godere del patrimonio paesaggistico e del relax del paesaggio di una località balneare Ecco, e turistica. prego chi ci sta riprendendo proprio di far vedere l'assurdità, proprio la situazione contigua, attaccata, lo dico in termini non molto eleganti Certo. linguisticamente, ma per rendere l'idea, guardate, cioè praticamente non c'è neanche 1 metro, forse 2, 3, 4 metri di differenza e ovviamente tutto quello che è l'inquinamento Tutta l'oscenità elettromagnetico verrà di qua. andrebbe a riversarsi qui. Irene, ti sono vicino. Ho combattuto Grazie per Luigi. 21 anni da giornalista e nella veste istituzionale che sogno. È un impegno che prendo. Questa chiacchierata potrà essere, come dire, salvata e all'atto pratico, ma Utilizzata. utilizzata per dimostrare che ho mantenuto la parola. Grazie, grazie Luigi.